Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake a tre cioccolati. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 3 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato fondente, panna fresca, formaggio spalmabile, burro morbido, zucchero, biscotti al cioccolato, fogli di colla di pesce ammollati in acqua, acqua, biscotti per decorare, e glassa di cioccolato. Ci servirà anche uno stampo con apertura a cerniera del diametro di 24 cm, rivestito con il fondo con carta da forno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Aggiungiamo il burro morbido e facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 4. Trasferiamo il composto nello stampo a cerniera, livelliamo bene il fondo e posizioniamolo in frigo. Dopo aver livellato per bene il fondo, posizioniamolo in frigo e proseguiamo con il resto della ricetta. In un pentolino posizioniamo 6 cucchiai di acqua. E adesso strizziamo i fogli di colla di pesce e li andremo a sciogliere sul fuoco. Dopo aver sciolto la colla di pesce, lasciamola raffreddare, ci servirà successivamente. Abbiamo lavato e asciugato il boccale, versiamo all'interno lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Versiamo la panna e il formaggio spalmabile. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 7. Aggiungiamo la colla di pesce sciolta. Amalgamiamo con la spatola. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Trasferiamo il composto in tre ciotole dividendolo in parti uguali. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, mettiamo all'interno il cioccolato bianco e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Dopo aver tritato il cioccolato, lo facciamo sciogliere per 5 minuti. Sessanta gradi, velocità 3. Trasferiamo il cioccolato bianco fuso in una delle tre ciotole.
Adesso amalgamiamo il composto. Dopo aver amalgamato per bene, adesso posizioniamolo sulla base di biscotto. Abbiamo ripreso dal frigo la base col biscotto. Posizioniamo il primo strato con la crema al cioccolato bianco. Livelliamo per bene su tutta la superficie. Livellato per bene il primo strato, posizioniamo il tutto in frigo per 20 minuti e attendiamo 15 minuti prima di procedere al passaggio successivo. Trascorso un quarto d'ora, procediamo con il cioccolato al latte. Prendiamo il cioccolato al latte, lo mettiamo all'interno del boccale e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Abbiamo dimenticato di dire che non è stato necessario lavare il boccale. Cioccolato al latte tritato, riuniamolo leggermente sul fondo con la spatola. Adesso lo faremo sciogliere per 5 minuti. Gradi. Velocità 3. Il cioccolato al latte sciolto, trasferiamolo sulla una delle due ciotole. Amalgamiamo il composto. Dopo aver amalgamato per bene il composto, riprendiamo dal frigo la base e andiamo a versare sopra lo strato bianco lo strato di cioccolato al latte. Distribuiamo uniformemente il composto. Dopo aver distribuito uniformemente il composto, andiamo a riporre il tutto in frigo per 20 minuti e aspettiamo un quarto d'ora per procedere con l'ultimo passaggio del cioccolato fondente. Trascorso un quarto d'ora, procediamo col cioccolato fondente. Mettiamo il cioccolato fondente all'interno del boccale e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Cioccolato fondente tritato, uniamo sul fondo del boccale con l'aiuto della spatola, chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo sciogliere per 5 minuti 60 gradi, velocità 3. Cioccolato fondente si è sciolto, trasferiamolo nell'ultima ciotola. Dopo amalgamiamo il cioccolato al composto. Dopo aver amalgamato il composto, riprendiamo dal frigo la torta e adesso versiamo sopra l'ultimo strato. Livelliamo per bene il composto. Dopo aver livellato l'ultimo strato, riponiamo la torta in frigo per 20-30 minuti prima di decorarla. Adesso decoreremo la torta. Noi utilizzeremo dei biscotti al cacao farciti con crema di vaniglia, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di biscotto o dei wafer. Andiamo a posizionare i biscotti sopra il primo strato. Proseguiamo così per tutto il resto della superficie.
Dopo aver decorato la torta, riponiamola in frigo per almeno 3 ore. Trascorse le 3 ore, sformiamo la torta, completiamo con la glassa di cioccolato e andiamo a impiattare. Cake 3 cioccolati. Grazie e alla prossima ricetta.